Namaste, io sono Ace Brave e benvenuti al primo episodio di XCOM 2, la prima stagione. Probabilmente ce ne saranno anche delle altre con tutto il mod support che c'ha questo bel gioco e che avrà sicuramente tantissimo. È appena uscito, è uscito il 5 febbraio 2016 ed eccomi qua a presentarvi la serie col primo episodio. C'è stato prima un episodio 0, l'episodio di arruolamento, e utilizzerò le vostre storie all'interno di questo let's play perché voi siete i protagonisti. Ma bando le ciance, cominciamo con la vera e propria campagna. Ci sono quattro difficoltà anche in questo gioco, che sono recluta, veterano, comandante, leggenda, che corrispondevano a facile, normale, classico e impossibile come difficoltà. Giocheremo in modalità normale, comandante, una sfida impegnativa per gli esperti di XCOM 2. Gioco in modalità comandante per il semplice fatto che ho visto una recensione, ho parlato con gente che ha giocato molto a Long War e alla Lunga Guerra e all'XCOM originale, e effettivamente è troppo facile a livello veterano, quindi vedremo di fare una cosa del genere, vediamo se sarò all'altezza di queste cose. Usiamo il tutorial, usiamo i sottotitoli, avviamo la partita. Continua la grande fibrillazione delle città di tutto il mondo per la preparazione del 20° anniversario del giorno dell'unificazione. Migliaia sono già in coda per visitare la Grande Alleanza, che celebra la formazione della coalizione Advent. Così come è stato promesso all'umanità, 12 nuove cliniche genetiche apriranno in città selezionate entro la fine del nuovo anno. Nonostante il tentato attacco degli estremisti, le operazioni della nuova struttura di Parigi fortunatamente non si sono interrotte. In risposta all'assurda intrusione alla vigilia della nostra festa più sentita, il rappresentante ha qualcosa da dirci. Un piccolo numero di dissidenti vuole ripetere gli errori del vecchio mondo. Colpendoci nel giorno in cui rendiamo onore ai nostri generosi salvatori, che altro non offrono se non amicizia e compassione. Queste bravate non potranno mai spezzare il forte legame tra l'umanità e gli anziani. Avete visto il collo? Alcuni degli oppositori più conosciuti sono già stati arrestati in via preventiva dalle forze di pace. La Advent desidera assicurare nuovamente ai cittadini che i festeggiamenti di oggi proseguiranno come previsto. Questo volto non mi è nuovo. L'amministrazione della Advent vi ricorda di segnalare le attività sospette all'ufficio esponente delle forze dell'ordine. Solo lottando insieme possiamo costruire un futuro migliore. In avvicinamento. Era vero. Oggi sono proprio impegnati. Concentratevi. Segnala Gatecrasher. 60 secondi. Mor Balaten. Au. Kaboom! Segnale ricevuto. Forte e chiaro. Ok, Gatecrasher. Tocca a te. Ok, vediamo come ce la caviamo con due soldati nuovi. Le forze dell'Advent stanno arrivando sul luogo dello scoppio. Dobbiamo muovere il pacco prima che capiscano i nostri piani. E vediamo di fare questa missione tutorial. Tra l'altro, guardate come graficamente si è migliorato. Bisogna nascondersi. Andate al riparo dietro quel muro basso. Ricevuto, mi muovo. Grazie Marina Volkova, il presidente, che mi parla direttamente in questo gioco, a quanto pare. Allora, vediamo un po' di muoverci. Abbiamo grosse, praticamente tutto quello che abbiamo visto già in XCOM Enemy Within, con qualche miglioria. Vedremo di muovere Peter Osei. Appunto abbiamo l'energia e abbiamo le due azioni per poterci muovere e spostare. Posizione.
ma sono allo scoperto. Meglio di niente, ma è opportuno trovare una posizione più sicura. Posizione più sicura è qua. Riparo completo, mi muovo. Abbiamo appunto la riparo medio e riparo completo. Quindi per adesso siamo tranquilli. Crusher 2, state vicini. Tenere il passo con Crusher 1. Ovviamente possiamo fare lo scatto. Si può fare. Finora il tutorial ci mostra cose che abbiamo già visto. Bello che le armi adesso mostrano esattamente quanti colpi abbiamo a disposizione. State nell'ombra finché non è tutto pronto. Abbiamo una sola possibilità. Eh già. Nell'ombra. E abbiamo il sistema di occultamento. Buona parte delle missioni inizia con la squadra in occultamento. Sfrutta l'occultamento per tendere l'imboscate. Se uno dei tuoi soldati viene scoperto, anche tutti gli altri perdono i benefici dell'occultamento. Qual è il beneficio dell'occultamento? Cosa è inserita appunto in XCOM 2? E abbiamo questa figura qua, è appunto il bordo un pochino diverso. E che vedete che abbiamo un po' di gente qua? Ce l'avevamo, adesso lo andremo a vedere meglio. In occultamento, praticamente, a differenza di XCOM, in cui avevamo le truppe... Meglio non avvicinarsi troppo per non perdere il fattore sorpresa. Quando avevamo le truppe che erano erano a gruppi, e quando guardavamo uno dei gruppi partiva il combattimento perché ci vedevano, in questo caso abbiamo il discorso dell'occultamento. I nemici, come vedete, hanno una visuale abbastanza ridotta alla fine, perché appunto non se l'aspettano, quindi noi ci possiamo muovere abbastanza vicini e siamo ancora in occultamento e tendere l'imboscata da là. Speriamo che basti. Infatti siamo 2 contro 6, vediamo, perché siamo una forza di guerriglia. Ricordatevi di ringraziare il vecchio. Qua arriva il capo. Io e lei. Non è ancora finita. Dobbiamo eliminare i soldati rimasti. Ce li ho sotto tiro. Permesso di ingaggiare. Ora. Perfetto, allora i nemici hanno 3 di energia ciascuno. Faccio notare come ci sia questo simboletto qua che vuol dire posso sparare a loro. E se mi muovo da altre parti, vedete che a seconda di dove mi metto, ad esempio, se io mi metto qua, non posso sparare a lui perché probabilmente ho ho questa cassa in mezzo praticamente. E quindi ci sono i punti in cui molto interessante. Tra l'altro, mi dice ovviamente dove mi vedono e dove non mi vedono. Possiamo sparare. Abbiamo le percentuali attive qua appunto in mezzo allo schermo. 68, 67, 67, 66. E vediamo anche nel dettaglio alcune cose. Facciamo 3 dai 3 ai 5 danni. Abbiamo 40% di fare critico. Perché appunto li stiamo accerchiando. Perché abbiamo il giallo dell'accerchiamento, insomma, ve lo ricordate. E abbiamo 68 di probabilità dato da 65 di mira più, 40, più 3 di gittata. E in più abbiamo appunto il critico, che è l'attacco sui fianchi che ci viene dato da questa parte. Possiamo anche togliere e non mostrare tutte le cose, ma a me piace tenere più informazioni possibili. Cominciamo a colpire. A quanto pare hanno il sangue giallo. Ok, adesso si sono accorti ovviamente di me. Mena su uno, pronto. Ok, e si mettono in copertura. E quindi adesso parte il combattimento vecchio stile, diciamo. L'intera squadra perde l'occultamento. Se un soldato attacca un nemico, vengono rotte finestre o sfondate delle porte. Un soldato viene preso ai fianchi o passa su una casella di rilevamento. Quindi abbiamo... anche i soldati si muoveranno e quindi magari possono vedermi. Cosa interessante, tendere le imboscate grazie alla guardia, se ve lo ricordate. Cosa che per adesso ora non facciamo, magari faremo più avanti. Meglio sparare prima di festeggiare. No problem. No problem, allora vediamo di andare qua, come ci viene detto. Io non lo farei perché siamo troppo vicini. 63, 38, 65, vai col 63. Addio. E abbiamo un oggetto qua a terra. Stiamo ancora tenendo i punti, no? Per fortuna ha mancato. Però vengono distrutte anche tutte quante le parti che hanno figata, secondo me, come le hanno fatte. Qua abbiamo un accerchiamento. E addio, Anna. Aia. Aia, aia, aia. Ma è la missione tutorial, quindi me lo aspettavo. No,
Non possiamo correre rischi simili. Attenti ai fianchi. La mettiamo così. Va bene. Ok, quindi vediamo di muoverci qua, allora, che così lo fiaccheggiamo per bene. Ottimo, bisogna sfruttare il vantaggio prima di essere aggirati. E vediamo di colpirlo in pieno. Ok, ce la facciamo colpirlo? Perché non posso colpirlo da qua? Ah, devo aspettare che me lo dica? Sì. Devo aspettare che me lo dica, avevo fatto troppo veloce. Perfetto, vediamo un po' che cosa fanno gli alieni. Ci sono un po' di bug qua e là, ma per la maggior parte sono bug grafici e non altro. Vediamo chi è arrivato. Sta chiamando rinforzi, fermate l'auto. Trasmissione. Che bel fucile. A rapporto. Ciao Bradford, è tornato centrale. Perché tutto questo ritardo? Mi godevo il panorama. Cosa diavolo sono quelle cose? Siamo noi. O almeno eravamo noi. Soldati umani ibridi. La ricompensa della Advent per l'obbedienza. Abbiamo sentito le voci. Non avevo mai pensato che fosse vero. Nessuno voleva crederci. Ma se troviamo quello che stiamo cercando, prometto che cambierà tutto. Quindi la missione è trovare Andiamo. Qualcosa. Vediamo un po'. Abbiamo un soldato nuovo. La missione è andata a buon fine. Un trasporto della Advent si avvicina alla vostra posizione. L'avete sentita? Coprite il lato sinistro. Stiamo attenti perché adesso arriveranno dei soldati qua, a quanto pare. Quindi vediamo di muovere Osei qua. E lo mettiamo in difesa. Abbiamo la guardia che può essere fatta cliccando qua, oppure col mio mouse posso farlo direttamente così. Dobbiamo raggiungere il pacco. Vediamo di raggiungere il pacco. Che a quanto pare è dentro questo edificio. È qua. Andiamo ad andare qua allora. Vai Bradford! Che figo! Menastre, tocca a te! Un momento, meglio controllare se quel corpo ha attrezzatura recuperabile. Ci serve tutto quello che troviamo. E abbiamo questa cosa qua. Ho sentito che la Advent fa autodistruggere la sua roba. Abbiamo un tempo limitato. Questa è la meccanica della fusione che è ritornata. Cioè abbiamo un tempo per recuperare degli oggetti. In questo caso appunto sono gli oggetti che vengono rilasciati. Anziché esplodere subito possono aspettare un paio di turni. Abbiamo recuperato un mirino. Op, eccolo qua. E vediamo di continuare a muoverci qua. Vai Jane! Qua. Arrivano! Già. Abbiamo una guardia. Addio. Ben fatto, tornate alla nostra posizione. Andate, cerco di bloccarli qui. Cerco di bloccarli qua. La vedo molto brutta per te, Peter. 49 e 38. Mi dice che devo attaccare a lui? Sì. Abbiamo mancato. Peter mi sa che farà una brutta fine se continua così. Mi occupo della porta. Ok, vai a aprire la porta. Cosa dobbiamo fare? Allora, ci muoviamo qua. Possiamo cliccare sulla porta. I protocolli di sicurezza della porta. Non si aspettavano che qualcuno arrivasse qui. Anziché essere una porta normale, tutti i soldati possono violare alcuni computer, le porte chiuse e alcuni oggetti per accedervi e ottenere bonus momentanei. Quindi possiamo cliccare qua e fare viola. Override di sistema. E questa è una cosa nuova, nel senso che abbiamo il 100% di aprire la porta e poi abbiamo due possibili ricompense che sono: il soldato entra immediatamente in occultamento o il soldato ottiene la completa immunità per i prossimi due attacchi. Vediamo se ce la facciamo. Abbiamo 2% e 6%, è pochissimo.
Ebbene, punti di tecnologia, quindi più i soldati sono esperti in queste cose, più hanno possibilità di hackerare nel modo giusto. Proviamo a vedere, siamo al 80-70%, quindi abbiamo sbloccato la porta e basta. Siamo dentro. Bene, andiamo. E ha speso un turno per fare questa azione, tra l'altro. Quindi Bradford, vai qua. Mi muovo per conquistare il pacco. Chissà cosa sarà in questo pacco. Spero che le informazioni fossero corrette. Il posto è questo. Ne sei sicuro? È una persona? Ah sì. Sembra che ci sia un pannello di accesso collegato. Se riuscissi a dargli un'occhiata, forse. La prossima volta. Andiamocene da qui. Ok, abbiamo una nuova meccanica ancora. Un'altra meccanica che è cliccando trasporta unità. Bradford si prende in braccio questa persona e se la può portare via. Firebrand vi aspetta per l'estrazione, ora o mai più, Bradford. Ricevuto, ci muoviamo. Andiamo, andiamo. Ah, urca, l'ha centrato qua. Crasher 1 è incastrato nella finestra, non so se avete notato. Serve un'altra uscita, ora. Non posso zoomare purtroppo di più, ma ci saranno mod che aiuteranno a zoomare, eccetera. E non so ancora, probabilmente questa campagna la faccio assolutamente senza mod, a meno che non sono mod visive. E poi vedremo di fare altro. Vediamo di muoverti qua. Ci penso io. Ti metto in guardia? Ah no, devi aprire una porta. Usa la granata. Le granate tra l'altro adesso sono a casella, quindi non posso metterle un po' e un po'. Nel senso che vedete pure, mi fa vedere la traiettoria, però vedete che è sempre su una casella, quindi posso dire lanciarla qua. Se riusciamo a trovare il punto giusto. Ok. Granata. Bello anche che rompiamo gli edifici in questa maniera. Guardate che bello che è questo buco. Vediamo se si riesce a vedere. Intanto muoviamoci con Bradford qua. Bradford che non può attaccare perché deve lasciare il corpo, però può muoversi tranquillamente. Ci siamo quasi, concentriamoci. Vai Bradford. Dovremmo avere un po' di riparo da questa parte. Quindi il gioco è molto più veloce, guerriglia e tante cose belle. No, non mancato, per fortuna. Ho spaccato un po' le finestre da questa parte. Aia. Aia. Au. 5 danni su Bradford. Aia. Andiamo via. E una cosa che possiamo fare è piazzare la zona di evacuazione. Quindi quando siamo all'aperto posso dirgli ad esempio non posso dirglielo, se non sbaglio, di farlo. Ah no, posso dirglielo anche di fare qua. Ma comunque abbiamo questo, adesso stiamo scappando. Quindi chiamiamo lo Sky Ranger qua. E abbiamo la zona d'uscita. Quindi è molto diverso in realtà da quello che abbiamo già visto. Non ci fermiamo. Non me lo faccio dire due volte. Andiamo via. Muoviamo Bradford qua. Bradford tra l'altro che ha un doppio meno perché appunto è ferito e sta portando via qualcuno. E vediamo di premere. Adesso abbiamo questa cosa qua che è estrazione. E quindi possiamo andarcene via. Via! Questo che cos'è? Alieni nuovi?
Attenzione, potremmo trovarci a fare i conti con decenni di atrofia. Decenni? Se solo avessimo più tempo. Certo, questo è vero. Ma per come stanno le cose, rischiamo di perdere il paziente se non iniziamo con la rimozione immediatamente. Siamo pronti. Bene, allora facciamolo. Notevole. Come 20 anni fa. 20 anni fa. Ai tempi la chiamavamo ancora guerra. Non avevamo idea di cosa aspettarci. Risposta dalla corteccia cerebrale. Bene. Pronti all'intrusione craniale. Tipo mi stanno curando. Stanno curando questo personaggio? Sono riuscito a identificare la connessione. Adesso procediamo con l'ultima incisione. Ma questi valori mi sembrano irregolari. Certo che lo sono. Questi impianti non sono progettati per essere rimossi. Stiamo rischiando grosso. Non c'è un piano B, gente. Fatelo. Riflesso pupillare normale, valori stabili, la procedura è completata. Avevo detto che ci voleva di più per farla fuori. Bentornato, comandante. Sono io! Che figata, che figata, che figata. Quindi la prima missione tutorial è stata per salvare me, che dopo 20 anni sono riuscito a tornare. Sono felice che stia meglio. Certo, deve avere un bel mal di testa. Ma non lamentiamoci del dottor Tigan. Nessuno ha mai tentato una procedura simile. Piano, non sappiamo ancora cosa le hanno fatto. Quel chip era piantato nel suo cranio. Abbiamo perso molti soldati per cercarla in tutti questi anni. Avevamo quasi perso le speranze di trovarla. Ho agito appena ho avuto l'informazione. Non so quello che ricorda, ma sono cambiate molte cose. Ho fatto del mio meglio, ma sono stati 20 anni difficili. Senza la sua presenza. Per recuperare il tempo perso, Shen ha installato l'archivio sul suo terminale. Shen? Altrimenti, vada a trovare il dottor Tigan quando vuole. Ci sono cose che deve sapere. Gliele saprà spiegare meglio lui di me. La dottoressa Valen è sparita, a quanto pare. Sono felice di riaverla con noi. Comandante. Anch'io sono felice di riaverti, Brightfall. Oh, bene, bene, bene. Siamo nell'alloggio del comandante. Comandante, ai laboratori di ricerca. Arrivo, vado un attimo negli archivi. Vediamo cosa abbiamo. Valutazione della sola propaganda. Le seguenti direttive sono state identificate dagli analisti della resistenza partendo dalla propaganda delle Advent. Le principali aree di interesse degli alieni riguardo i civili sono il trasferimento di un numero sempre più grande di individui nei centri cittadini, la creazione del clima di sfiducia. Ok, ok, ok. No, volevo vedere che cosa è successo. Nato per difendere la Terra da minacce impreviste, il progetto XCOM fu abbozzato durante alcuni incontri segreti svolti nel corso del 1993. E qua la citazione del 1993, quando appunto hanno creato la Microprose ha creato XCOM UFO Defense, il primo, il gioco originale. Le prime discussioni servirono solo a stabilire i principi teorici di difesa contro un nemico sconosciuto e furono sottoscritte da tutte le nazioni partecipanti del Consiglio. Il progetto, che custodiva un limitato numero di dossier personali curati da un rappresentante del Consiglio, rimase in stand-by per più di 20 anni. Nel febbraio 2015 le scansioni a lunga distanza rilevarono una serie di grandi oggetti non identificati in rotta di avvicinamento con la Terra. Come d'accordi, il progetto XCOM fu attivato il 10 febbraio grazie all'impiego di personale selezionato sulla base degli ultimi candidati attivi in archivio. In meno di 2 mesi le ostilità tra gli alieni e le forze della Terra straziarono i paesi e a economia avanzata, lasciando i superstiti soli e senza speranze. Quindi siamo in un mondo alternativo in cui l'XCOM è fallita solo dopo 2 mesi e
Nel luglio del 2015, una coalizione governativa detta Advent è stata fondata da un piccolo gruppo di politici umani nell'intento di mediare con gli anziani. Nonostante l'aperta ostilità manifestata nei loro confronti, i pacifici visitatori alieni si sono dimostrati inclini all'idea di una possibile convivenza. Nonostante la conquista degli organismi militari terrestri, gli anziani hanno consentito all'accordo di unificazione che ha conferito il potere alla Advent. Nei 20 anni successivi, la Advent ha servito l'umanità favorendo un clima di pace e prosperità. Quindi è stata creata l'Advent che per 20 anni, siamo nel ventennale, quindi siamo nel 2035 in questo momento, sta governando il pianeta per conto degli alieni. E poi abbiamo la torre della rete Advent che, nonché la sede, si suppone che le forze di pace della Advent siano coordinate da un punto nascosto nella torre, quindi abbiamo un obiettivo nella torre. Ok, vediamo di andare a vedere le ricerche allora. Ciao Taigan! Incredibile, eh? In grado di generare una potenza immane, ma al tempo stesso innocuo per la vita umana. Se solo potessimo dire la stessa cosa delle altre tecnologie aliene, comandante. Dottor Richard Tigan, capo ricerca scientifica. Sono il responsabile di tutte le ricerche e le sperimentazioni. E ho eseguito la procedura a cui è stato recentemente sottoposto. Le do il benvenuto nel mio cosiddetto laboratorio. Non so cosa vi abbia detto Centrale, ma abbiamo trovato qualcosa quando l'abbiamo rimossa dalla tuta per la stasi. Un dispositivo impiantato direttamente nel suo lobo occipitale. Certo, con tutta l'attrezzatura che avevo a disposizione quando lavoravo all'Advent, avrei già avuto modo di capire la natura della sua funzione. In ogni caso, con il tempo necessario e si intende la sua approvazione, comandante, le garantisco di poterla scoprire. Il che adesso ci porta ad un'ulteriore questione. Alcuni aspetti di questa struttura sono sicuramente notevoli, ma io mi trovo a lavorare da solo. Se riuscisse a procurarmi risorse extra e del personale di supporto, sarei in condizione di fare progressi molto più rapidi con la nostra ricerca. A presto, comandante. Ciao Taigan, quindi abbiamo le Deve solo ricerche. dare l'ordine e comincerò a studiare il chip Advent per scoprirne il funzionamento, comandante. Abbiamo qua il numero di scienziati che possiamo assegnare. In questo momento ne abbiamo zero perché siamo proprio in partenza. Abbiamo tre ricerche: armi modulari, materiali ibridi e abbiamo soprattutto la biotecnologia aliena, che sarà quello che facciamo adesso. E dopo aver felicemente portato a termine la procedura, difficile procedura, e aver rimosso il chip impiantato dall'Advent, abbiamo un'occasione per studiare il funzionamento del dispositivo e capire le intenzioni del nemico. Quindi facciamo ricerca. Sintonizzi ai lavori, comandante. Abbiamo La una barra consulterò non appena anche. avremo un rapporto con i risultati. Abbiamo una barra La di ricerca terrà tecnologia. Taigan occupato per un po'. Nel frattempo le consiglio di fare un salto all'armeria. Ed è il 1º marzo 2035, come potete vedere. Qua abbiamo la base che, come vedete, è in mezzo al Comandante, nulla ed all'armeria. è un'astronave aliena. Qua è stato semplificato leggermente in realtà il sistema della base perché sono solo 12 spazi, però li vedremo più avanti di che cosa si tratta. Andiamo un attimo in armeria anche a vedere Comandante, cos'è. Jane Kelly è stata determinante nella missione che l'ha riportata a casa. Ha abbastanza esperienza per una promozione, dovremmo provvedere subito. Il soldato Jane Kelly, vediamo che ha 4 di salute, 12 di mobilità, abbiamo mira, abbiamo volontà, corazza, schivata e violazione. Quindi abbiamo tutte quante le caratteristiche che avevamo già: salute, mobilità, mira, volontà. Corazza è un po' diversa in questo caso. E schivata invece è quello che viene chiamato. È lo scudo che c'era di XCOM Enemy Within. Corazza, vedremo di che cosa si tratta. È un po' diversa dalla corazza di Enemy Unknown. O Enemy Within, li chiamo sempre entrambi. Violazione è appunto la capacità di violare i punti che ha per violare le varie porte, eccetera, eccetera, che abbiamo visto. È disponibile, ha fatto una missione, zero uccisioni, è una recluta che viene dall'Irlanda e vediamo di promuoverla. Il Ranger è la nostra principale unità da ricognizione. È in grado di muoversi indipendentemente in occultamento, ingaggiando i nemici a distanza ravvicinata. In un Ranger. Il Ranger è l'assalto, la classe dell'assalto. Che appunto adesso lei è stata promossa ad assalto, soldato semplice Jane Kelly, Ranger, e ha la nuova abilità Fendente. Attacca qualunque nemico entro la sua portata in movimento con la spada. È Tra un'ottima l'altro, mossa. guardate un Con po'. l'esperienza le nostre truppe diventeranno ancora più forti. Abbiamo 5 di salute, abbiamo un po' di diverse cose. Comandante, al ponte. Adesso non posso andare di qua, ma perché siamo ancora nella versione tutorial, ma avete visto che abbiamo praticamente due diverse
due diverse strade da scegliere per ogni soldato, per ogni classe. Quindi più o meno è una citazione o una cosa che ricorda molto Long War nel discorso di avere quattro classi, però ciascuna si divide in due. Andiamo sul ponte. Ho capito, Shen. Non appena lo recuperiamo sarà la prima a saperlo. Attenzione, rilevata presenza. La prima, quindi Shen è una donna. Non è Shen che conosciamo. Attivazione protocollo Echelon. Attenzione, cambio di comando avanzato, confermato. Forse avrei preferito qualcosa di più pomposo, ma meglio di niente. Una cellula della resistenza locale ha trovato il convertitore magnetico ibrido che Shen ci chiede da mesi. Hanno localizzato il dispositivo su un convoglio della Advent che stanno cercando di bloccare. Se recuperassimo il convertitore intatto, riusciremmo a rimettere in piedi la struttura. Potremmo dare agli alieni del filo da torcere. Una squadra di recupero è pronta al lancio al suo ordine, comandante. Aspettiamo il suo via. Ok, e vediamo di andare in missione. Andiamo in missione con queste quattro truppe qua, che sono generate a caso, a parte appunto Kelly, che è soldato semplice, appunto Ranger, che non ha altre caratteristiche. Gli altri chi sono di bello? Sono... Adesso vediamo anche se possiamo assegnare altre cose. Abbiamo Sarah Ryan, direttamente dall'Australia, quindi da qua dietro. Vedremo se possiamo cambiare queste persone qua, probabilmente sì. Vediamo, abbiamo il cannone, fucile di precisione, fucile a pompa e fucile d'assalto. Credo che lei abbia fucile a pompa. Abbiamo Nobu Matsumoto e abbiamo Malachi Perez. Tra l'altro cominciano ad avere dei nomi molto più simili alle nazionalità, effettivamente. Abbiamo un po' di gente ancora qua, sto vedendo. Abbiamo un bel po' di gente. Purtroppo non possiamo usarli perché insomma, abbiamo loro disponibili e non altro. Possiamo cliccare. Qua abbiamo una roba bloccata per ora, richiede armatura avanzata. E non posso cambiarla. Quindi dovremmo andare con loro. Abbiamo i due tasti di rendi armatura disponibile e rendi oggetti disponibile, ma non abbiamo niente di che. Abbiamo le granate che sono quelle. E lei c'ha il fucile a pompa e c'ha la spada. Quindi siamo pronti a partire. Andiamo nella missione che porteremo però in un prossimo episodio. Vedremo come ce la caviamo, quanti sopravviveranno e quanti dal secondo episodio saranno chiamati dai vostri commenti dell'episodio 0. Vi ricordo sempre che se volete partecipare c'è l'episodio 0 dove spiego tutto. Si sono sacrificati per darci questa possibilità. Dobbiamo recuperare quel convertitore a tutti i costi. E adesso abbiamo l'operazione Sleep Empire, recupera il convertitore Advent. Neutralizza i bersagli nemici e recupera il convertitore Advent. Zona disabitata nella regione di Nuova India. Andiamo! Lo Sky Ranger che sgomma. Comandante, stiamo studiando il dispositivo, ma sembra sia stato danneggiato durante il volo. I valori sono impazziti, temo che non ci sia molto tempo prima che esploda. Oh oh. Shen sta cercando di stabilizzarlo, ma dobbiamo riuscire ad avvicinarci abbastanza da accedere al nucleo. Restiamo nell'ombra finché non capiamo la situazione. Ok, quindi dobbiamo andare da là a qua sopra, abbiamo 8 turni per arrivarci e abbiamo ovviamente l'occultamento, quindi ci muoveremo molto veloce. Però vedremo di farlo nel prossimo episodio di questo Let's Play. Abbiamo un sacco di salvataggi automatici. Questo è l'altro salvataggio che ho fatto di prova, ma lo possiamo sovrascrivere. E ci vediamo quindi al prossimo episodio. Io sono East Brave. Grazie ancora della visione. Namaste. Be Brave.